Ma invece, allora, meme gigante perché incapace, incapace anche per una motivazione semplicemente di fisico, eccetera, eccetera. È diventato il video del dottor Bavaro. Perché il dottor Bavaro ha deciso di fare un video un, video un pochino spinto. Ma la mia domanda è: ma se invece lo decideva una donna obesa di 300 kg, com'era la cosa? Cioè, ci si poteva memare sopra o no? Assolutissimamente no. Ah, ok, va bene. Era una mia, una mia domanda, una, una curiosità. Ti pare? Siamo nel 2024. Eh, ci sta, ci sta, no? Perché le, le persone stanno letteralmente memando sul dottor Bavaro perché, mh, vabbè, è una persona con evidenti disturbi eh, alimentari, eccetera, eccetera. Dopo che c'è stato tutto il dramma con comunque Cruciani quindi lo sanno magari che gli pesa anche al dottor Bavaro questa situazione quindi no c'è cioè anche una pugnalata e poi anche una spinta di, di polso praticamente eh, curioso però ci sta ci sta siamo nati maschi oh. siamo nati con il pisello che errore che errore grosso posso fare una domanda assolutamente anche sei di che cazzo state parlando? Ah, del Dottor ma, Bavaro? Ma, ma se, mettilo da parte tu, non ti preoccupare perché c'è una vita pre e post video del Dottor Bavaro e io non, non l'ho voluto vedere, per questo, per non entrare in questa cosa, ma è un, un tizio di TikTok, se vuoi cercatelo su TikTok, okay. Eh, okay. eccetera, eccetera. Ma questo video io non l'ho mai visto. E va bene così, Adesso, suppongo vada, vada meglio. E io vedere. non l'ho cercato, quindi <ride> non lo vedo.